Matteo Renzi è in una relazione complicata con il consenso, come dicevano le vecchie, i vecchi status di Facebook. La consapevolezza in politica è tutto. Tuttavia, neppure i sondaggi appannano la percezione che Matteo Renzi ha di sé. Col 2% abbiamo bloccato Salvini, che in mutande dal papete voleva i pieni poteri. L'abbiamo bloccato noi. Va bene, va bene, Col va bene. Col 2% va bene, abbiamo preso, mandato a casa Conte e portato Draghi. Mitologia personale a parte, è un fatto che il leader di Italia Viva goda in queste ore di una ritrovata centralità. Merito anche dell'inchiesta sulla Fondazione Open, che lo vede indagato per finanziamento illecito insieme a una parte del Giglio Magico. Si sta facendo un processo penale, non è un processo mediatico, un processo penale per un atto che ha portato le autorità dello Stato a prendere i telefonini a centinaia di persone, a entrare nel mio conto corrente personale. Quello che è successo è un hackeraggio di Stato. Bene o male, purché se ne parli, un detto che piaceva molto a Giulio Andreotti, ora sembra calzare a pennello al senatore di Rignano, che nel fine settimana replicherà i suoi molti detrattori dal palco della Leopolda numero 11. La diamo una notizia, così ci rimangono male. Io non chiederò l'immunità. Matteo contro tutti. Cambiano le percentuali, ma quella resta l'unica vera strategia dell'ex presidente del Consiglio. Contro Conte, che sfida a duello TV. C'ha lo stesso coraggio di un coniglio mannaro. Come... Contro il Fatto Quotidiano, contro il PD, colpito e affondato sul DDL Zan. Il partito del bla bla bla. Per il resto l'impressione è che navighi a vista, tra uno slogan... Né con i populisti grillini, né con i populisti socialisti. E qualche fuga di notizie sui suoi abboccamenti con Forza Italia o sui malumori che dentro Italia Viva starebbero spingendo più di un parlamentare a bussare ad altre porte. All'orizzonte, però, la grande occasione per riscattarsi è la partita per il Quirinale. L'elezione del Presidente della Repubblica è una cosa equilibrata, di saggezza, di intelligenza, di visione, di tattica politica. Oh, questo è un machiavellismo. No, questo è politica parlamentare. Bisogna saperci fare in Parlamento. Renzi, che considera l'elezione di Mattarella 7 anni fa un suo personale successo, ovviamente è convinto che anche questa volta dimostrerà di saperci fare.